industrie per produrre i loro articoli, i loro prodotti, i loro servizi consumano meno energia. Noi abbiamo un'inventiva e una tecnologia che tutto il mondo ci riconosce essere la più qualificata, quindi noi siamo quelli che consumiamo meno energia a parità di risultati. Dobbiamo continuare a lavorare su questo, un grosso sforzo, l'ha già detto Alfonso, sulla mobilità. La mobilità in questo momento è uno spreco che va contro ogni buon senso, contro ogni logica. Sia la logistica dei trasporti, sia il settore del commercio, sia i nostri spostamenti come pendolari con i nostri veicoli, con il motore a scoppio, sono vecchi di un secolo. Dobbiamo assolutamente ammodernarci. Beh, su esatto, questo lavoro. Esatto, l'interrompo subito sul tema della mobilità, il cicloturismo. Sì, ma guardi, abbiamo tantissime possibilità. È una delle chiavi, diciamo. Sì, diciamo, il cicloturismo, ma la chiave, noi abbiamo due persone. La prima, l'offerta del turismo deve essere sostenibile, quindi alberghi sempre più sostenibili, attività ricettive in genere sostenibili, e ricordarsi che non solo gli alberghi di lusso, ma anche le strutture piccole possono essere sostenibili, bed and breakfast, eccetera. Dall'altro lato, abbiamo un'esigenza fondamentale che è quella di rendere i turisti più informati e responsabili. Quindi il problema è che se io faccio una struttura che è energia rinnovabile, il turista però deve capire che l'energia, anche se viene da fonte rinnovabile, non va sprecata. Quindi abbiamo un percorso anche educativo nelle scuole, io lo lanciai già da ministro dell'agricoltura sull'agriturismo, sulle cose, e quindi dentro quello cicloturismo, ippovie, trekking, turismo a piedi, turismo dolce, sono tante categorie e modalità per rendere il turismo più sostenibile.